Vediamo cosa sta accadendo, perché ci sono una valanga di novità, alcune anche leggermente strane, un po' particolari. Adesso sentirete in questi giorni questa notizia, ci bombarderanno finché nessuno non ci penserà più. Ne parleremo però nei prossimi giorni, perché adesso vediamo un attimo una sintesi. Eccola qui, guardatela. Scudo penale per i medici che somministrano i vaccini, scudo penale per gli operatori sanitari che somministrano i vaccini contro il Covid, la proposta al vaglio del governo, il ministro Speranza, ecco qui, una deputata di Forza Italia, ecco lo scudo penale per chi, per i medici, io ho fatto la proposta di legge. Ecco, allora ne riparleremo, ma scusate, ma perché ci deve essere lo scudo penale? Perché lo scudo penale per i medici? Perché lo scudo penale per chi somministra il vaccino Covid e non per chi somministra una iniezione di antibiotico? Allora vuol dire che c'è un rischio maggiore nel somministrare il vaccino? Lo chiediamo. Perché c'è questa battaglia a esentare i medici da qualsiasi responsabilità? Poi vi spiegherò il perché.